ragazzi, sono Darkest Beppe, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo qui ritornati, come vedete, con l'unboxing del Logitech G29. Ci ha messo un giorno ad arrivarmi, ci sono rimasto di merda perché pensavo ci mettesse di più. Allora raga, come vedete, oltre al Logitech mi sono comprato Ninfor Speed Carbon, l'ho pagato 12€ per il PC, perciò molto probabilmente vedrete video su Ninfor Speed Carbon, Most Wanted e sicuramente su Underground 2, anzi quello principale sarà Underground 2. Allora vi faccio vedere un po' tra virgolette quello che c'è dentro, perché tanto penso che non ci sia niente oltre al disco. Vabbè, qua c'è il codice che non ve lo faccio vedere perché sennò mi fottete il gioco. Comunque questo qui è il gioco, cazzo, ed è pure in italiano, la cosa buona è che è in italiano. Allora, era giusto per farvi vedere che mi ero comprato anche l'Ninfor Speed Carbon. Allora, facciamo prima il cambio, dai. Prima facciamo il cambio. Allora, vediamo un po' se è come quello, non ho ancora aperto, vediamo un po' se è come quello del G27, che era tanta roba. Allora, vediamo un po'. Ok, non ci sta niente. Allora, mio caro cambio, vediamo un po' come sei. Se sei bello e comodo come quello dello scorso, mi sa proprio di sì. Ok, allora, questo è il cambio. Vediamo un po', c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 marce, perfetto, perché quello del G27 mi sembra che ne aveva 5 più la retro. Ok, questo qui è il cambio ed è fatto veramente bene. Fatemi vedere un po' com'è mettendo le marce. Minchia, è comodissimo. Terza, quarta, quinta, sesta. Per metterla retro, si abbassa. Ah, qua la mia macchina è uguale, soltanto che c'è soltanto 5 marce. È comodissimo, veramente, ma veramente comodo. È diverso perché col nel G27 c'era la cosa in più per i tasti, invece adesso sono sulla schermata principale del volante. Comunque è davvero comodo, davvero davvero comodo. Dopo vi farò vedere magari il montato o magari in un prossimo video, dai. Allora, adesso la parte principale, voglio proprio vedere come sia dal vivo. Ah beh, qua ci sono le istruzioni che tanto penso che non se le caverà nessuno. Poi, allora, facciamo le cose con calma. Qua ci sono tutti i fili, questo qua penso che sia il cavo dell'alimentatore. Non sto qui a farveli vedere perché tanto sapete bene, cioè so ben che non me ne frega una bella minchia. Poi vabbè, qua ci sono dei determinati volantini della playset, dove vendono anche i sedili per la postazione del volante. Allora, vediamo un po', qua mi devo alzare perché pesa più di me, fa un posto cazzo di volante. Allora, partiamo dalla pedaliera. Minchia, se pesa. Sarona. Allora, vediamo un po'. La pedaliera è fatta così. Minchia, che bella. È praticamente identica a quella del G27. Però, a quanto ho letto su internet, il pedale del freno è molto realistico, perché è più o meno come le macchine, perché all'inizio è un pochettino morbido e poi a scendere diventa bello tosto, diventa bello duro. La frizione è bella morbida, l'acceleratore tanto, tanto di più. Comunque è davvero un'ottima pedaliera, ottima, ma veramente ottima pedaliera. Poi vediamo un po' il volante in sé, che se pesano oltretutto. Allora, mica che bello, finalmente tra le mie mani, non ci posso credere. È una vita che volevo comprarmelo. Volevo comprarmelo al Games Week, però costava la bellezza di 350€. Io l'ho pagato 250. In tutto, su Amazon, l'ho pagato 250€. 255 perché costava 200 il volante e 55 il cambio. E penso che costi ancora 400€ questo volante qui, se non mi sbaglio. Ecco, avevo fatto un video su... stavo renderizzando un video, è finito adesso. Allora, vediamo un po'. Vediamo. La madonna, che spettacolo! Che spettacolo! Mamma mia, tanta roba! Tanta roba! Vabbè, come vedete, gira, mi sembra, o a 1080 o 900 gradi, se non mi sbaglio. Cioè, beh, stupendo!
veramente stupendo, raga. Guardate che bello. Cioè, stupendo, è comodissimo. C'ha un'impugnatura qua ai lati che è veramente una cosa impressionante. Poi qua mi dovrò un pochettino adattare con i tasti, ma non è un problema. E niente, raga, comunque questo qui è il volante. Era per farvi vedere che mi sono comprato questo gioiellino. E come avete visto, penso nel video precedente, sono un due precedenti fa, non so cosa ho detto, però avete capito. Che volevo comprarmi il VR, il volante, ho scelto il volante e devo dire che non mi posso lamentare, stupendo veramente, veramente, ma veramente stupendo. Adesso lo monto e farò qualche, inizierò a giocare un pochettino ad Underground 2. E niente, se volete lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate dalla pagina di Facebook, che è sempre in descrizione, insieme a Snapchat e a Instagram. E niente, ci becchiamo alla prossima e da Beppe è tutto. Bella.